Oscar Giannino alla presentazione del libro Roma Caput Vini. Prima tappa, la scoperta del piano triennale delle opere pubbliche. Benvenuti a questa nuova puntata di TG Erbusco. Nelle scorse settimane è stato presentato il libro Roma Caput Vini presso la cantina Bella Vista. All'evento era presente anche Oscar Giannino, che abbiamo intercettato. Andiamo a vedere. Più di 200 persone hanno partecipato presso la cantina Bella Vista alla presentazione di Roma Caput Vini, un libro che tratta dell'origine e della diffusione della cultura vitivinicola in Italia. Della centralità della cultura latina nell'espansione della cultura vinicola ha parlato anche Oscar Giannino, relatore della serata. Sentono di dire che questo titolo del libro è il titolo che riassume l'importanza di un impero grazie alla cui saggezza e alle cui banali ragioni logistiche di riferimento delle loro legioni nel mondo, perché stiamo parlando dell'impero romano. In realtà la storia dei vitigni e dell'enologia europea ha un ceppo chiaro, identificato finalmente, inequivocabilmente e scientificamente, che probabilmente ci dovrebbe consentire poi un ribaltamento di tutto quello che viene dopo rispetto a ciò che il vino ancora oggi è non solo ricerca di eccellenza, ma è forma di proiezione in un mondo completamente diverso da quello che ci apriva fino a 10 anni fa, di forza, di sistemi paese, di sistemi produttivi, di centinaia di migliaia di produttori, e il nuovo impero economico rispetto a quello politico che si reggeva con le regioni. Allora, su basi scientifiche serie, su basi storiografiche serie, i nostri cugini dovrebbero essere chiamati da una classe dirigente seria che volesse promuovere il nostro sistema verso questo nuovo orizzonte mondiale con un tipo di atteggiamento significativamente diverso da quello che siamo abituati invece a vedere praticato e che si legge purtroppo ancora oggi nei loro risultati economici rispetto ai nostri. Deriva dai castra romani, dalla locazione delle regioni romane e da come il sistema centralizzato imperiale dovette più volte nella storia affrontare il tema dove facciamo produrre, cosa facciamo produrre per abbattere i tempi e i costi di questo sistema. Qui ci sono le prove. E allora io... Il libro, scritto da Giovanni Negri ed Elisabetta Petrini, insiste sulla supremazia italiana rispetto alla Francia in tema di produzione vitivinicola, sottolineando come l'origine della viticoltura francese sia da identificarsi nei secoli dell'espansione romana oltre Alpe. Giannino ha chiuso la serata con alcune considerazioni legate al momento economico attuale. Il problema è che bisogna avere fame col cervello. Io continuo ad avere fame perché i successi dei vari Moretti, i successi a Fido Scienza, i successi di chi sa così poi divulgare straordinariamente come Giovanni, continuano a dare gambe economiche al nostro paese e diano un futuro migliore di quello che mi sembra di leggere nelle cronache ogni giorno. Anche col vino si può fare. Sì, sì, anche con lui. A partire da questa edizione e per le successive, il nostro TGI si occuperà del piano triennale delle opere pubbliche che è stato di recente approvato. Pertanto, con l'aiuto dell'assessore ai lavori pubblici Felice Buelli, siamo andati ed andremo a scoprire quelle che sono le opere previste proprio in questo piano triennale. Quindi cominciamo subito e partiamo dalla frazione Pedernano. Siamo con l'assessore Felice Buelli, assessore ai lavori pubblici, ci spiegherà il piano triennale delle opere pubbliche, prego. Innanzitutto un buongiorno a tutti i nostri concittadini, ringrazio i redattori del TGE che ci danno la possibilità di far conoscere alla popolazione quello che è il piano triennale delle opere pubbliche. È un documento che ogni comune italiano deve redare entro il 15 ottobre di ogni anno. Nella fattispecie il piano triennale delle opere pubbliche comprende le opere che si andranno a fare nei 3 anni successivi a quello in corso. Partendo proprio da qui, da Via Iseo, dove la prima opera in questione è appunto la costruzione di una vasca di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche. Come tutti ben sapete, il 5 settembre abbiamo avuto una calamità di tipo meteorologico che ha provocato l'inondazione di quella che è Via Iseo. A questo punto abbiamo pensato che la priorità è dare la soluzione a questo problema e quindi abbiamo in programma di realizzare questa vasca proprio in questa posizione dove siamo noi. Qui potete notare già le prove geologiche
e abbiamo dato lo studio appunto per la realizzazione di questo progetto per la prima vasca di raccolta di acque meteorologiche che vengono ad accumularsi scendendo dal versante appunto che noi possiamo notare qui ad est della collina di Erbusco, tracimando sopra quella che è via provinciale e scendendo fino a verso Rovato. Queste due vasche che noi dovremmo costruire, andare a realizzare, andrebbero ad attenuare quello che è il flusso veloce delle acque verso Rovato e anche la raccolta, dando la possibilità, appunto, la sicurezza alle abitazioni che sono situate in via dei Colli. Questa era l'ultima notizia, non mi resta che salutarvi e dare appuntamento alla prossima edizione di TG Erbusco. We'll be right back.